Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Buongiorno, bentrovati su Extra Time. Ligata sfata il tabù di Noliotta e batte l'ex ormai capolista Gelbison. Al termine di una gara in cui gialloblu poco hanno sofferto l'avversario, una Gelbison che arrivava al di Noliotta con i galloni di prima della classe, 18 punti in classifica e nessuna gara persa. All'Aliotto è basato un gol di Fabrizio Grillo nel primo tempo per poter portare a casa 3 punti e si tratta della seconda vittoria consecutiva, la seconda affermazione dell'era Romano. La cura del mister di Palermo sta avendo i suoi frutti e i gialloblu hanno lasciato l'ultima posizione in classifica e ieri, conquistando questi 3 punti, continuano a mettere nuovi punti in cascina nell'obiettivo dichiarato dalla società, che è quello della salvezza da raggiungere il prima possibile. Pace fatta anche con i tifosi, alla fine applausi per come si è comportata la squadra, per la solidità del pacchetto difensivo con la presenza di Scopelliti che ha giocato ottimi 90 minuti, buono anche il centrocampo, quello che ancora manca all'appello pare il reparto offensivo con Pasca e Manfre, soprattutto il primo, che non sono ancora riusciti a sbloccarsi o comunque ad avere continuità. Ma andiamo a vedere i risultati e la classifica della Serie D nella grafica. Nella nona giornata questi i risultati: Acireale Città di Messina 2-1, ACR Messina Vibonese 1-0, Cavese Sambiase 2-0, Cosenza Palazzolo 3-1, Licata Gelbison 1-0, Nissa Comprensorio Montalto 1-1, Annoto Ribera Battenoto 1-0, Ragusa Comprensorio Normanno 2-1, Savoia Agropoli 1-1. Questi dunque i risultati. Spicca tra tutti la vittoria della Cireale contro un buon Città di Messina, mentre continua a perdere punti il Noto in casa, sconfitto anche dalla Ribera con un gol in extremis al 94esimo. La CR Messina, grazie alla sconfitta del Gelbison Alicata, riconquista la vetta della classifica. Allora vediamola questa classifica dopo 9 giornate. La CR Messina 20 punti a comandare la classifica, seguita di un punto dal Cosenza, poi Gelbison 18, Savoia 17, Città di Messina 16, Agropoli e Comprensorio Montalto 14, Ragusa 14, Ribera 13 punti, Comprensorio Normanno 12, Sambiase e Cavese 11, Vibonese 10, Licata 9, Acireale 8, Palazzolo 5, chiudono Noto e Nissa a 4 punti. Dunque, non tantissime le emozioni alla di Noliotta, ma l'importante era vincere, i gialloblu lo hanno fatto con il minimo risultato. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Seconda vittoria consecutiva per il Licata di Mister Romano, che grazie ad un gol del capitano batte l'ex capolista Gelbison e finalmente naviga in acque più tranquille. Mister Erra deve fare a meno della stella Galantucci e si affida a Spicuzza, Melcarne, Mustone, Manzillo, Pascuccio, Manzo, Di Filippo, Santo Nicola, Sene, Abbagnale, Grimaudo. Dall'altra parte Pippetto Romano risponde mandando in campo il seguente 11, Valenti, Scopelliti, Paladino, Zaminga, Armenio, Semprevivo, Zarbo, Grillo, Manfre, Pasca, Riccobono.
Licata che aggredisce gli avversari e da subito impone ritmi alti alla partita. Al terzo è Manfrey il primo a tentare la via della rete, mandando alto su imbeccata di Riccobono. Al 18esimo Licata in vantaggio, da una ribattuta della difesa campana, la palla giunge a Grillo che di prima intenzione fa partire una saetta che si insacca all'angolino destro dell'incolpevole Spicuzza proteso in vano. Il capitano ci riprova 5 minuti dopo su di una ripartenza con un pallonetto dai 40 metri, ma stavolta l'estremo campano non si fa sorprendere. La Gelbison si fa vedere solo due volte dalle parti di Valenti, entrambe con Senè, la prima con un tiro cross alto sulla traversa, la seconda con un destro debole che finisce tra le braccia del numero 1 licatese. Sul finire di primo tempo, Manfrey, lanciato a rete da Grillo, viene ostacolato fallosamente da un avversario, ma sulla punizione seguente nulla di fatto. Termina qui la prima frazione di gioco. Secondo tempo di marca campano, ma il Licata ben messo in campo da Romano non lascia spazi e Senè tra le grinfie di Armenio è sempre vivo, non ha vita facile. L'unica occasione degna di nota è un tiro al volo del senegalese, ma Valenti risponde presente. Il mediocre Alfaré di Mestre decreta ben 6 minuti di recupero ed è proprio al 96esimo che la Gelbison ha la sua migliore occasione con Manzillo che calcia a botta sicura, ma Zaminga fa muro davanti la porta e respinge in fallo laterale. Il triplice fischio sancisce la seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Pippo Romano, che sembra aver dato alla squadra quella scossa che tutto l'ambiente gialloblu aveva bisogno. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita Alicata. E ovviamente volti distesi negli spogliatoi e poi in tribuna, in sala stampa, almeno nel clan gialloblu, con il mister Romano soddisfatto certamente della prestazione, della risposta dei suoi. Ha parlato anche il capitano Fabrizio Grillo. Per gli ospiti, il mister Erra, vediamo. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere, anche se per quello che si è visto mi sembra che il pareggio poteva essere il risultato più giusto, visto che è una partita molto equilibrata e spezzata da questo gran gol di Grillo, quindi per il resto mi sembra che il nostro portiere non abbia fatto nessuna parata. Ci abbiamo creduto fino alla fine, peccato, ci è mancato il guizzo decisivo per rimettere in parità una partita che probabilmente avremmo anche meritato. Quando hanno pesato le assenze di Damanucci? È difficile parlare degli assenti, non è neanche corretto per chi li ha sostituiti. Chi li ha sostituiti ha fatto il suo dovere in pieno, quindi è normale che avevamo delle defezioni importanti, però veramente chi ha giocato ha fatto la sua parte e, ripeto, la partita è stata decisa da questo bel gol di Grillo. Mi sembra una partita assolutamente in equilibrio. Una gara molto tattica, giocata in prevalenza a centrocampo, perché dico, lei dice che il suo portiere giustamente non ha fatto nessuna parata, ma anche il portiere Licata non ha fatto interventi importanti. Sì, interventi no, però alla fine abbiamo avuto due occasioni clamorose, con Pascuccio di testa e l'ultimo al tiro di Manzilla era dentro, l'ha preso col ginocchio un difensore. Il portiere assolutamente... Io parlavo di parate. Sì, parate no, è stata una partita da 0-0. Quindi sbloccata da questo gol, però a noi andava bene perché fuori casa abbiamo fatto una partita ordinata, abbiamo rischiato niente e l'episodio poteva portarla di qua o di là, peccato per noi, complimenti a Licata. Mister, la cura Romano sta facendo effetto, due gare, due vittorie? No, vabbè, ancora non parliamo di cure, non parliamo di niente, parliamo solo del lavoro che si va facendo settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Credo che i ragazzi stiano rispondendo abbastanza bene alle mie sollecitazioni e oggi ho visto veramente una grande squadra che non ha mai lesinato energie, ha lottato, ha sofferto, ha voluto questa vittoria a tutti i costi e ci è riuscito, perciò credo che il merito soprattutto è dei ragazzi. Mister, la cosa che le è piaciuta di più di questo Licata? Lo spirito. La voglia di portare a termine il risultato. È chiaro che ancora non abbiamo un'identità ben precisa, però io quando sono arrivato ho detto che la priorità in questo momento è fare punti e risollevarci in classifica. Se poi arrivano i risultati attraverso anche un'espressione di gioco buona, ben venga, però in questo momento, ripeto,
sono necessari i punti, è necessario rialzarsi in classifica e siamo sulla strada giusta come impegno e come spirito di squadra. Una gara molto tattica, giocata nel primo tempo, nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo tempo invece abbiamo forse un po' sofferto per un calo di fisico. No, non credo, la squadra oggi ha risposto bene, io ho visto gente che ha corso tantissimo, come Grillo, Zaminga, Riccobono e tutti gli altri, hanno fatto veramente un gran lavoro, la linea difensiva ha lavorato bene, perciò non credo che ci sia stato un discorso fisico, ma credo che dall'altra parte c'era anche una buona squadra, una squadra organizzata, una squadra che non a caso non aveva mai perso, che era in testa alla classifica, dobbiamo tener conto anche di queste considerazioni. Una bella vittoria e un bel gol. Sì, quello che contava erano i punti, perché diciamo che l'obiettivo di tutti è risalire la china. Ci siamo riusciti contro una gran bella squadra, penso che la vittoria sia stata alquanto meritata e poi il gol diciamo è qualcosa in più, però quello che interessava erano i punti, perché dovevamo assolutamente metterci in una posizione di classifica tranquilli e riuscirà a lavorare in maniera più tranquilla durante la settimana. Con il palazzolo del Burma non dire nessuno, oggi c'era una rappresentanza dei tifosi, però allora forse non c'è tutta la gente che vi aspettate. No, non è che c'è, noi sappiamo qual è la forza del pubblico di Licata e onestamente contro il palazzolo si è giocato in un clima surreale, perché i nostri tifosi anche a Vibo domenica ci hanno incitato e il loro supporto è fondamentale per noi. Ma io spero che tutto questo si sia chiarito, perché noi abbiamo assolutamente bisogno dei nostri tifosi, non ne possiamo fare a meno. Il mister del Jefferson diceva gara equilibrata, sbloccata da un episodio, da un gol di Fabrizio. Sì, equilibrata, se andiamo a vedere le azioni da rete effettivamente non è che ce ne siano stati tanti. Però dobbiamo pure mettere sul piatto i diversi stati mentali. Loro non avevano nulla da perdere, primi in classifica, che tra l'altro nel loro obiettivo penso stare lì su. Noi il nostro unico obiettivo era vincere, perché sappiamo tutti i problemi e le vicissitudini che abbiamo avute. Penso che dal punto di vista mentale e caratteriale noi oggi abbiamo messo qualcosa in più e se dico che la vittoria è meritata non dico un'eresia, sicuramente. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Vediamo i gol della giornata in questo servizio montato da Ezio Savone. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. Per la seconda volta in quel di Aci Catena la Cireale brinda il secondo successo stagionale. Paga Dazio oggi un città di Messina apparso sottotono. Granata avanti con Cortese, partita appena cominciata, raddoppio alla mezz'ora ad opera dell'ex Interreggio Ancione. Il gol della bandiera per i peloritani lo firma Asensio allo scoccare del 90° minuto. La CR Messina vince, lo scontro con la Vibonese balza in testa alla classifica, partita difficile al San Filippo dove i padroni di casa hanno sudato le cosiddette sette camicie per avere la meglio sugli avversari. Il gol decisivo ai fini del match lo sigla l'esperto Ignoffo, il più lesto di tutti a risolvere una mischia in aria nata da una punizione calciata da Quintoni.
Al San Vito di Cosenza, ennesimo KO stagionale per il Palazzolo, che deve cedere le armi ad un Cosenza apparso nettamente superiore. L'1-0 rossoblu porta la firma di Fiore, abile a mettere dentro una palla vagante in aria al 30° minuto. Il Palazzolo non ci sta e una manciata di minuti dopo è Cunsolo a ristabilire la parità battendo l'estremo di casa dopo una bella azione. Palazzolo che regge l'onda d'urto silana fino al minuto 75, quanto Moscero subisce fallo in aria e si guadagna un penalty che lo stesso non sbaglia. 10 minuti dopo è ancora Moscero a mettere fine al match realizzando il secondo gol personale e il 3-1 finale. Non riesce ancora a vincere la Nice, neanche il ritorno al Tomaselli ha giovato ai biancoscudati che si fanno bloccare in casa dal Montalto Uffugo. Nice in vantaggio con Avola direttamente su calcio di rigore ad inizio ripresa, pareggio ospite del solito Iannelli sempre sul rigore. Situazioni critiche in società, nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità in casa Nice. Ennesimo scivolone del Noto che esce sconfitto nuovamente al Palatucci davanti ai propri sostenitori. Il gol vittoria dei riberesi arriva addirittura al 94° ed è opera di Pollina che in contropiede trafigge il portiere netino Fornoni facendo impazzire i supporters crespini al seguito. Ragusa sempre più protagonista in questo scorcio di avvio stagione, all'Aldo Campo a lasciarci le penne stavolta il Paternò di Strano, vantaggio ebleo a metà primo tempo con Gona di testa su azione d'angolo. Nella ripresa arriva il 2-0 di Panatteri servito alla perfezione dall'esperto Bonarrigo. Il Paternò accorcia le distanze a 2 minuti dalla fine con una bordata dai 25 metri di Malvuccio, ma ormai è troppo tardi. Il Savoia agguanta l'Agropoli al 92° e riesce ad evitare la prima sconfitta al girò della nuova era. A sbloccare il match è Mallardo all'11° della ripresa che sfrutta una disattenzione della retroguardia oplontina su palla inattiva e segna la rete del vantaggio agropolese. Un rigore di Guarro che era stato atterrato in aria riesce ad evitare una sconfitta che per i bianchi sarebbe stata immeritata. Chiudiamo il capitolo Serie D con il programma del prossimo turno. Per la 10ª giornata si affronteranno Cavese e Savoia, Città di Messina Noto, Comprensorio Montalto Acireale, Comprensorio Normanno Nissa, Gelbison ACR Messina, Palazzolo Ragusa, Ribera Agropoli, Sambiase Licata, Vibonese Cosenza. Quindi ancora un altro importante test per il Licata, perché andrà ad affrontare il Sambiase sul campo di Lamezia Terme, una gara per nulla facile con il Sambiase che precede di 2 punti il Licata, ma i gialloblu, visti anche ieri, possono sicuramente giocarsela fino alla fine e uscire dal campo calabrese con un buon risultato. Sarebbe veramente un ottimo viatico per questa miniserie positiva del Licata che dura ormai da 2 giornate. Lasciamo la Serie D e non si è giocata in promozione ieri, così come nei campi di eccellenza per le concomitanti elezioni regionali, dunque turno di riposo per la Sant'Angelo che ricarica le batterie in vista della ripresa del campionato. Si è giocata invece in Serie C2 di basket con la studentesca Licata che ha avuto la meglio sulla Virtus Augusta, squadra ampiamente alla portata già nelle previsioni per i gialloblu di coach Dario Provenzani, 92-36 il risultato finale, la dice lunga sull'andamento della gara, con Provenzani che ha fatto rateare la panchina e i giocatori disponibili, con 2 grosse sorprese, i giovanissimi licatesi Licata e Iacona, autore di 2 splendide gare. Ma vediamo qualche immagine della partita, ma soprattutto le parole di Dario Provenzani al termine della gara. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Gara praticamente senza storia, il Palafragapane contro la Virtus Augusta, squadra che era sulla carta ampiamente alla vostra portata, ma al di là della vittoria che
diciamo, era abbastanza, insomma, facile da prevedere. Le sorprese per voi si chiamano Licata e Iacona. Sì, diciamo che le sorprese si chiamano primo per tutti la condizione fisica atletica che ora nello zoccolo duro della squadra si comincia a vedere a livello sicuramente migliore. Dal punto di vista tattico abbiamo già sistemato e preparato qualche cosa, abbiamo già sistemato qualche cosa in difesa, forse dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti dell'attacco contro la zona. E poi i nostri giovani che si allenano molto bene, si impegnano e quindi oggi hanno già potuto godere di minuti non regalati ma sicuramente sudati e di qualità. Hanno giocato veramente 9-6 punti anche con tante palle recuperate, assist. Secondo me hanno giocato tutti e tre, perché noi poi dimentichiamo pure che Abela è un ragazzino, è un giovane. E hanno giocato tutti e tre molto bene. Abela forse nella prima parte del partito un po' meno, nell'ultima parte invece veramente bene. I due ragazzini, Licata nella prima parte aveva giocato nelle altre gare un po' meno e quindi era un pochettino ancora, doveva capire com'è il campionato, nella seconda parte veramente bene. Iacona francamente devo dire sia in attacco che in difesa veramente bene tutto il periodo che è stato chiamato in campo, magari con qualche goccia di ingenuità in attacco nel ricezione di alcune palle che non si aspettava, però complessivamente veramente soddisfatto del lavoro che fanno tutti e tre. Domenica ancora un turno casalingo. Sì, domenica sarà tutta un'altra storia, perché giochiamo con una squadra che è candidata sicuramente a uno dei primi 3-4 posti. E noi siamo consapevoli di aver cominciato a giocare bene, di avere una condizione sicuramente migliore rispetto all'inizio e quindi ce la giocheremo. Non so cosa, come tutte le gare, che cosa succederà per noi, però siamo convinti di potercela giocare fino all'ultimo. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E si è giocato sabato invece il turno settimanale della pallamano Serie A2. La Guidotto Licata ha dovuto cedere lei all'onore delle armi allo Scinà Palermo, al Palafragapane, finita 35-25 per le palermitane, una squadra, quella dello Scinà, ancora una volta candidata alla vittoria finale del torneo, dunque sconfitta ma con onore per la Guidotto, che ha cercato di giocare ad armi pari fino alla fine, cedendo poi il passo alla fine allo Scinà Palermo. Questo è tutto, Extra Time finisce qui, l'appuntamento è per la prossima settimana. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita Alicata.